Sì, noi devo dire poniamo una grandissima attenzione allo sport e oggi lo possiamo rappresentare in tutte le forme, no? Attraverso la figura dell'allenatore e la figura dell'arbitro. È un segno di una regione che crede tantissimo nello sport come fattore di crescita, di sviluppo per i ragazzi, per il mantenimento della salute. E ogni occasione deve essere utilizzata al meglio per lanciare messaggi positivi alle persone su questa grande opportunità che ognuno di noi ha nella vita attraverso lo sport. Lo facciamo grazie a figure che con il loro impegno e la loro capacità insomma, sono manifestate ai massimi livelli e anche noi siamo orgogliosi di loro, insomma la Regione Marche è orgogliosa di loro. L'emozione è stata tantissima perché poi non l'ho realizzata appieno ancora perché insomma, ho smesso da poco, ma in quel frangente, in particolare in occasione della finale, è chiaro che almeno per i primi 5-6 minuti mi è passato un po' tutto il mondo avanti, no? L'emozione grande di rappresentare con grande orgoglio, fra l'altro, il nostro territorio, perché averlo fatto davvero in tutti i continenti, averlo fatto anche dando il massimo, poi sono gli altri che dovranno dire anche qualitativamente come è stato questo mio impegno, è stato qualcosa di incredibile perché se me l'avessero detto quando ho iniziato che dalla mia palestrina di Ascoli sarei arrivato realmente sul tetto del mondo, credo che magari avrei dato del pazzo a chi mi avrebbe pronosticato questa cosa. Dal Giappone era tutto un po' più ovattato e Marotta mi ha un po' così portato fuori strada perché credevo che questo entusiasmo fosse un po' legato al posto dove ero nato. Invece poi ho visto che era una cosa che aveva investito tutti e quindi poi vabbè, Marotta adesso mi sta celebrando in un modo incredibile, sono felicissimo, orgoglioso. Però devo dire che la cosa più sorprendente è il fatto che dal bambino fino alla signora che ne aveva messo la palla a volo sono tutti entusiasti, emozionati da quello che abbiamo fatto. Ma sicuramente orgoglioso di essere marchigiano perché credo che l'ambiente in cui cresci ti modella e ti forma e credo che in tante delle cose che mi sono accadute le Marche hanno giocato un ruolo importante.